Eppure, caro Aldo, veramente sto disperato. E perché? Credo che mia moglie Alessandra abbia perso proprio le trombe di Eustacchio. Sì, è diventata sola. Completamente. Aldo, ogni volta che arriva a parlare non risponde mai. Dimmi una cosa, tu che hai studiato medicina, per poco non sei diventato medico, ti mancavano pochi esami. Dimmi. Ma saranno consigli riguardo a questo fatto della sordità di mogliere? Certamente. Tu per stabilire il grado di sordità, devi fare un test, diciamo. Fai delle prove. Sì. La chiami a una certa distanza, per esempio a 10 metri le fai una domanda. E perché si chiede risponde? Se non risponde, ti avvicini a 5 metri e le ripeti la domanda. Se non ti risponde ancora, a 2 metri le ripeti la domanda e vai avanti così finché non ti risponde. Ah, ci capite, ci capite. È chiaro. E mo così faccio e stabilisco il grado di sordità. Alessandra, che si mangia? Niente da fare. Alessà, che si mangia? Alessandra, che si mangia? Sordo completamente. Alessà, che si mangia? Ma stai patana, te la giti già quattro volte, allora sei sordo! Cicciotto, eh? Una volta tanto, invece di fare guai, aiutami a risolvere un problema. Perché? Tua sorella con una murata aiuta a aprire la televisione. A così si dice, mo, non me la contano giusto. Vai a vedere se stanno facendo qualche cosa di male. Corri subito e dillo a papà. Va bene, ma vengo papà. Fai presto, Cicciotto. Sì. Vai, Cicciotto. Che dobbiamo fare a me? Eh sì! Scusate! Oh, dov'è? Dove sta? Dove è finito? Non lo trovo più! Hai ragione! Dove stai? Dammi una mano a cercarlo! Maria, si stai cercando cose di Pasquale, sta sotto il capello! Vi voglio fare un piccolo quiz, bello, facile, facile. Se rispondete alla domanda, 7 giorni di concedo premio. Tutte e due? Tutte e due, 14 giorni. Bene, bene, dite, dite. Mi raccomando, arrapito le orecchie e sentitemi bene. È difficile? No, è facile, è facilissimo. Dunque, che cos'è quella cosa che d'inverno fa il caldo e di estate si mette sull'albero? No. Verne, caldo ed estate si mette l'albero. Sopra un albero. Vai Manuela, prima tu, vai. Una sciarpa. La sciarpa d'inverno fa il caldo, sì. Ma perché a stagione la metto in coppa all'albero? No. Vai Aldo, vai. Il ventilatore. Il ventilatore di tutto non fa il caldo ma fa il freddo. È già la prima fessaria. E la seconda fessaria perché ho ventilatore lo metto in coppa all'albero? Ho sbagliato. Avete sbagliato. Ho avete sbagliato proprio a nascere tutte e due. Sì. Vabbè, io non la so. Quagliarulo vabbè ci arrendiamo, che cos'è? Ve lo dico io, è la stufa. Ma la stufa, la stufa mantiene il caldo. Mariscià, ma d'estate mica si mette in coppa no, Brian. Quagliarulo, la stufa d'inverno fa il caldo e d'estate si mette sull'albero. Ma come si mette sull'albero? Quagliarulo, la stufa di chi è? È la vostra. Io la metto a rugazzo voglio. Ma non, bambini, piangete, piangete a papà, che guaio grande, che guaio grande. Se ci pensate, hanno rubato la nonna, hanno sequestrato la nonna, bambini. Come fate voi senza la nonna? Come fate? E io come faccio senza mia suocera? Come faccio? Ragazzi, ma che è successo? Ma chi è morto? Nessuno ancora, ma qualcuno può morire. Ma si può sapere che è successo? Non è rosso, sei bambine. Vi voglio bene, andate, fatemi parlare con zio Aldo, andate. Vedete, andate a piangere sopra. Pensate che la nonna può morire. Andate a piangere un coppa fosse la nonna, bambine. Ma perché è morto? Aldo non è morto ancora. Perché? Aldo, io ti faccio una grande confidenza che rimane fra me e te nei secoli. Parla. Aldo, io ho parlato con dei grandi sequestratori. Ho promesso a loro 50.000 euro se si rubavano la signora amici. E non mi portavano mai più. E allora? Ci ha girato i 50.000 euro, che gli zuzzù si sono pigliati la vecchia, ringraziando a Dio, e si hanno portato. Poi furbamente, che hanno fatto?
hanno contrattato a mia moglie, che hanno capito che la vecchia era la mamma e la moglie, ma no, mamma mia, giustamente. Hanno detto, signore, se ci date 200.000 euro vi do la vostra mamma. Poi? Mia moglie che ha fatto? Si è riempita di debiti, giustamente, si è indebitata finanziaria, amici, parenti, ma tutto a firma mia, perché giustamente i soldi già che c'hai, a via di 200.000 euro e ce l'ha dato il rapinatore. Chi ti pensi disgraziato, manco contento, mi stanno chiamando a me, mi stanno facendo minacce. Ma vanno a uccidere? No, tu, ma vanno puttanata notte. Amici, amici, non fa niente che non vi conosco, sono talmente felice che vi offro da bere a tutti. Cameriere, cameriere, porta champagne, champagne. Ma perché, che è successo? Niente di meno che qua dietro si è impiccata mia suocera. Uè, andiamo a tagliare la corda. Pammore Dio, che lei è viva ancora. Oramai la gente incredula non crede più in noi testimoni di Geova. Dobbiamo cercare un escamotage, che dico, le parole giuste per riuscire ad entrare nella casa della gente. Ci penso io. Va bene. O capo arama porta. O che lo pata terra, me. Vienna. Svegliatevi. Salate. E non lattare! E non era qui, teniamo tutto coso! Ma no! Siamo venuti a portare la luce in casa vostra! Salate, non gli hanno lattare! Gli hanno chiesto l'enella! Lo scornacciato, lo giudice, marato, che la condanna, marato? Avrà ragione! Ma che avrà ragione, 30 anni di carcere! Avrà ragione! Andando in carcere da quella povera vicciarella, mamma mia, una vecchia. Ma ti fanno bene i vicciarelli. Una vecchia, quella povera vecchia, mamma mia, una vecchia. Ti fanno bene i vicciarelli. E ora puoi spiegare a me perché ci sa una vicciarella per un euro? Voglio, chi è un euro oggi, un euro rimane, un euro oggi, un euro rimane. Uno non sa cucinare cose i soldi e se leva un rebbero. L'Italia è un paese vecchio e chi ne vince? Ehi, oh, ma che è successo? Che hai mangiato? No, niente, altro, non ti preoccupare, niente di pericoloso, niente di grave. Ma ti fossi buttato qualcosa malamente? Ma ti avessi pigliato il caffè a mano? No, altro no. E se posso sapere che è successo? Stai sputando a tre ore. Oggi mi sono scommesso con mia... con mia suocera. La partita di carte. Che se io perdevo, le raranuase in bocca. E allora? Ha vinciuto che l'ha scornacciato. Poi ciao Oscar. Poi Alduccio, ciao, dove vai? I pigliati capituri. Ma quale capituri? Il cadino quello che tengo non ci potrai mai credere. Che tiro? Tengono pazzi 20 centimetri. Ma che dici? Voglio aprire. Non ci credo. Fammi aprire. Un pazzi 20 centimetri. Guarda. Maronna, che impressione. Hai visto che impressione? E com'è? Aldo, tu devi sapere che io a casa tengo una lampada di Aladino. C'è strofinata la lampada e ho espresso il mio desiderio. Oh, ne potevo esprimere uno solo. E Aladino mi ha regalato un pazzi 20 centimetri. Che rossa sta lampada? A casa, tengo a casa. E posso pulire? E chiama a casa, ti faccio solo una volta pure te. Qui, Oscar carissimo. Qui, caro Aldo, complimenti, ti sei fatto questo bello pezzo di biliardo. Ma chi se l'ha fatta? Ti ricordi la lampada di Aladino che mi hai prestato? E come no? Io ci cercai un miliardo. E chi mi ha mandato un biliardo? Secondo me che lui è in sala nuda, è assurdo. Oh, vero è assurdo? Secondo te cercavano un pazzo e 20 centimetri? Ma però... Aldo, eppure io penso una cosa, no? Essendo un po' più giovane di te, eppure tu mi chiedi sempre consigli. Mi chiedi consigli per una villeggiatura, mi chiedi consigli se ti accattare una macchina, se a cagnare una casa. Vuol dire che hai una certa stima di me, no? Io sono contento. Però stamattina, sinceramente, mi dà l'impressione di uno che vuole chiedere qualche cosa, però si mette scorno, fa fare o sparo, un pozzo ricci, non pozzo ricci. Sì, ma amici, siamo intimi, ci siamo fatti tante confidenze. Dimmi, che puoi sapere? Chi ti voleva chiedere una cosa? Dimmi. Io so che tu sei un femminaiolo, un Casanova. Ma sono sempre piaciuto assai il femmina. Lo so, lo so. Cagna e scagna, una continuazione. Insomma. Lo vediamo un po' tutti. Però tu una volta mi hai confidato pure un segreto. Quale? Mi hai detto che usi il Viagra, è vero o no? Ma guarda tu, frate, questo non è un segreto, perché poi dico una cosa. Caro, ho più 40 anni, uno non ci vede, buono, si mette lento e non si mette scuro.
c'è sta chi non ci sente, si mette l'apparecchietto e non si mette scorto. Scusate, ma perché se no mi è arrivato a 50 anni non ce la fa proprio al 100%? Sta da mettere scorno e si piglia il suo pinnolo. Io ringraziando a Dio, tu credimi, con quanto ti stimo, io ce la faccio proprio bene, 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 bene. Però psicologicamente, con che la mensa compressa in corpo, mi sento più tranquillo e ho una prestazione migliore. E io volevo chiedere una cortesia. Dimmi. No, mezza compressa. Mi puoi dare un quarto di compressa? Allora si è fesso, vedi? Se me ne pigli mezza, tu perlomeno te ne pigli tre. Tu te ne vuoi pigliare un quarto. Non è poco. Eh no, ma a me mi serve giusto per non mi fa fare la pipinga o pisca.